pure un squadra. Questa, sì, grazie. La foglia è sempre bene. Sempre. Poi l'hanno voluto bene, grandi emozioni. Quando sei entrato... Grande gente. Sotto passaggio, che emozione. Tantissimi, perché sai, entrare in questo campo, abbiamo fatto tante belle cose, ci siamo divertiti. Questo Zemo, il casino. Sono uguali? Una cosa non spiegabile. È sempre uguale, Zemo? Credo di sì. Ti ha detto di passare la palla, sì. Io passavo sempre, non è mai tenuto per me. Poi sei andato sotto la curva, no? Per ricordare il grande Piero Lasalandra che ti venne a trovare. Saluto anche suo fratello che sono venuti quando mi sono infortunato in America. Sono grandi persone. Di Casillo che impressione. Il presidente è sempre presidente. Ci abbiamo parlato di un po' di cose che parliamo, non dire quasi nostri. Forse ci troviamo qualche bello giocatore, mi ha chiesto se c'è uno come me. Ce ne sta, magari. Magari. No, speriamo bene. Igor, il gol. Va avanti, va in Serie B, anche se è strada ancora lunga. Però ci sono giocatori davvero. Parma. Veloce, forte, giocano bene. Igor, il gol più bello che hai fatto col Foggia, io ricordo quello col Palermo, sono tutti quello col Palermo fu importantissimo, Parma. All'ultimo minuto con il Milan, col Genoa due volte sì. Andate a ritorno. Igor, che fai adesso? Under 21 questo. Sì, ma forse quest'anno prendo qualche squadra in Russia da 8 anni che lavora nella federazione russa, mi sono un po' scocciato. Ah, yes. In Russia? In Russia, ho visto che gli allenatori italiani allenano in Russia, vieni in Italia. Credo è un po' difficile venire. No, perché sei liberato. Devo fare qualche risultato prima di fare niente. Forse fra qualche anno. Lo Zenit. Spalletti va all'Inter, tu vai allo Zenit. Difficile. Non difficile. Solo che comincio da quest'anno di fare. È più difficile allenare o giocare? No, è più difficile allenare. Come le fai giocare le squadre? Questo infortunio giocavo di nuovo. Certo. Come le fai giocare? 4-3. Di chi hai? Perché è il gioco più bello. Ci sono dei colli che devono stare. No, ma in Russia ci sono tanti belgi giocatori. Da 5-6 anni che c'è un progetto, quelli che hanno vinto, quelli che sono in processo, stanno sulla strada, ci hanno costruito tanti campi da calcetto, da calcio, perché la Mosca è grande, poi in Russia è grande, ci sono tanti giovani che prima erano sulla strada, adesso ci sono campi dove si può allenare, si può allenare bene. Che te ne passo dei gol di Insigne di oggi? Piaciuti? Che te ti sono piaciuti i gol di oggi? Stupendi, veramente, di grande classe. No, poi ho avuto delle occasioni. Dico, Casillo se n'è andato, ma due under 21 arrivano qua. Quando andate in Serie B? No, in Serie C è un po' difficile. Speriamo l'anno prossimo. Ti vedi con Scerimo, anche? Sì, lo vedo spesso. Voi allena adesso la nazionale femminile? Femminile. Sì. Sono una persona. Bravo. Grazie. Va bene. Grazie. 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 Grazie.